Buonasera amici di Canale 85, ben ritrovati con il nostro appuntamento con Passione Giallorossa. Buone feste oramai passate, speriamo che possa essere andato tutto per il meglio. Giulia, tu tutto a posto? Sì, tutto bene e speriamo che quest'anno possa essere un 2021 di promozione, perché no? E comunque un anno, prima di tutto, in cui si possa tornare allo stadio. Un anno in cui si possa tornare allo stadio, sicuramente, insomma, i vaccini che stanno progredendo certo. In questi giorni possono essere un buon passaggio. Si parla, no, di una tessera sanitaria, chi è vaccinato potrà acquistare il biglietto per andare allo stadio. Potrebbe essere un lascia passare questo per poter rientrare negli impianti sportivi. L'abbiamo detto mille volte, non è bello lo stadio senza pubblico, non è bello il calcio senza tifosi. Gli stessi calciatori ne hanno bisogno effettivamente della tifoseria. Assolutamente, magari quello 0-0 col Monza dal quale ripartiamo poteva essere diverso, no? Un risultato poteva differente. Poteva essere diverso, è vero che il Monza sta progredendo, è una bella squadra. E io stessa mi lamentavo prima che mi dispiaceva non aver potuto vedere da vicino Boateng, Balotelli. Sono nomi un po' più appetibili. Diciamo, nomi un po' più appetibili. Balotelli non l'ha visto nessuno, meglio, l'abbiamo visto seduto in tribuna. Seduto al posto suo. Bello, sì. Tranquillo. Boateng invece lo abbiamo rivisto. Era più vicino a voi, alla tribuna stampa. Sì, era praticamente in tribuna centrale, a un vetro di distanza. Ricordiamo, Matteo, che comunque anche questa settimana possono seguirci anche sul sito www.canale85.it e sulla nostra pagina Facebook. Lecce non può far parte, del gruppone per la Serie A diretta, questo è l'auspicio, come hai detto tu. A proposito di diretta, un piccolo errata corrige, non ci chiamiamo più Canale 85 ma Antenna Sud 85, siamo sempre noi, sono le novità di quest'anno, abbiamo cambiato denominazione, abbiamo abbracciato quello che è il nostro marchio storico, quello diciamo, che no, di Antenna ingloba Sud, tutti i canali, le emittenti del gruppo editoriale distante. Andiamo a vedere quella che è la giornata che si è appena conclusa con la nostra grafica e adesso poi andiamo a vedere anche quella che sarà la classifica. Vai Giulia. Cosenza-Empoli, Vicenza-Pisa, Lecce-Monza, Cosenza-Empoli 0-2, Vicenza-Pisa 1-1, Lecce-Monza 0-0, Ascoli-Regina 2-1, Cremonese-Chievo-Verona 0-2, Frosinone-Spallo 1-2, Reggiana-Pescara 0-1, Salernitana-Pordenone 0-2, Entella-Cittadella 1-0 e Brescia-Vicenza 0-3. Per una classifica che si è sviluppata in questo modo. Vediamo adesso la classifica, Empoli 34, Salernitana 31, Monza 30, Spal 29, Cittadella 27, Lecce 26, Venezia e Frosinone 25, Chievo 24, anche Pordenone 24, Brescia 21, Pisa 20, Vicenza 19, Regina 17, Pescara 16, Cosenza e Cremonese e Reggiana 15, Entella 14 e Ascoli 13. E questa è anche la nostra grafica rinnovata per quest'anno, abbiamo anche scelto di regalarci un nuovo packaging grafico, andremo poi a vedere quella che sarà il prossimo turno sul finale della trasmissione. Primo ospite già in collegamento dalla sua postazione di lavoro, il nostro Gabriele De Pandis, calciolecce.it. Buonasera Gabriele. Ciao Gabriele. Ciao Matteo, ciao Giulia, buon anno a voi perché buon alla fine anno. Questa è la mia prima ospitata del 2021 e come sempre vi ringrazio per l'invito. Gabri, allora volevo chiederti, parliamo di calciomercato subito, sì. Chiederei alla regia di mandare in onda la schermata che ho preparato, che abbiamo preparato per vedere quelle che sono le trattative in corso. Eccola qui. Allora, calciomercato Lecce, acquisti possibili perché ancora non c'è nulla di certo, Vecchia dalla Svezia, Pisa Cane dal Cagliari, si parla anche di Sabelli dal Brescia, poi cessioni possibili. Falco con Crotone e Fiorentina, Torino e altre possibilità, Pettinari, Cremonese e Salernitana, Rossettini al Padova, Vigorito alla Regina e poi Dubicas, su di lui c'è il Monopoli. Gabriele, tante uscite, poche voci d'entrata, Lecce che secondo me, non lo so, voglio sapere il tuo parere, potrebbe fare il colpo di mercato oppure tipo come fu la scorsa tornata di acquisti in Serie B con l'arrivo di Taxidis oppure non ti aspetti nulla di eccezionale?
Allora, Matteo, innanzitutto mi aspetto tanta oculatezza da parte di Pantaleo Corvino. C'è da dire che almeno la linea ufficiale della società è chiara. Siamo in un progetto triennale e quindi il calciomercato di gennaio, secondo me, sarà solo una tappa di avvicinamento a un processo di crescita che Mister Corini, la società, tutte le componenti del Lecce stanno cercando di imprimere. Io mi aspetto dei colpi solo in caso di cessione contestuale di Falco e Vigorito, che sono magari i due principali elementi in uscita insieme a Pettinari. Non mi aspetto prima un grande arrivo e poi un arrivo preventivo rispetto alla cessione, ma appunto mi aspetto un nome di grido, magari anche oltre questi i primi due profili che si sono accostati a Lecce, ossia Vecchia e Pisacane. Mi aspetto un nome di grido magari negli ultimi giorni di mercato e magari dopo l'avvenuta cessione di Falco, Pettinari e Vigorito. Ora, sull'arrivo di un secondo, di un altro portiere al posto di Vigorito, io secondo me è No, poco. io credo, Secondo me sì? scusami se ti interrompo, Matteo, sono contrario, perché magari io Secondo credo me non che arriverà. anche originariamente il parco portieri era preventivato in Gabriel primo, Bleve secondo, visto che Marco ha fatto già bene 2 anni fa come dodicesimo di Vigorito, e Borbei, ossia Esatto. la scommessa romena di Pantaleo Corvino, come terzo. Quindi difficilmente immagino un Infatti, altro secondo portiere. me non arriverà nessuno in quella posizione. Arriverà invece proprio parlando di acquisti. Abbiamo parlato di Sabelli, abbiamo parlato di Vecchia, questo giocatore svedese, oramai è la nuova America per Pantaleo Corvino, Sì, sì, la sì. Scandinavia, e poi anche la possibilità dell'arrivo di Pisacane Dal dal Cagliari. Cagliari. Insomma, Gabriele. Cominciamo da Vecchia. Vecchia è un attaccante che ultimamente sta vivendo la sua primavera lì con il Sirius nel massimo campionato svedese. È un attaccante, il nome non inganna, italo-svedese, infatti in Scandinavia è noto come Holmqvist Vecchia. E appunto finalmente si sta esprimendo con grandi numeri, sia dal punto di vista degli assist, sia anche dai gol, mi sembra 12 in quest'ultima 12, esatto, stagione, 12. anche da attaccante esterno, ossia non è un vero e proprio bomber, ma appunto sarebbe un po' un alter ego di Falco. Infatti, se ti ricordi, Matteo, in estate, proprio in Norvegia, Corvino cercò di portare addirittura Augie, sarebbe stato un sogno, poi si è messo di mezzo il Milan, sappiamo un po' Però come è ci aveva finita. visto bene, eh. Ma anche Aaron Dhonum, il cursore norvegese del Molde. Quindi questo ormai è un mercato forte per Corvino, perché l'ha sempre detto, anche fin dal momento della presentazione: ragazzi, comprare in mercati ormai arcinoti come il Sud America, l'Europa è difficile. Ci sono dei mercati come l'Est Europa, da cui è arrivato Liskoski, o la Scandinavia, dove si possono ancora trovare dei grandi talenti a un prezzo contenuto. Vecchia magari ha avuto un percorso strano, ecco, è stato frenato anche da molti infortuni che non gli hanno permesso di un'esplosione anche in un grande club. Questo ragazzo ha fatto dei provini con il Chelsea, con il City, con tante grandissime squadre. E speriamo che magari il Lecce possa essere il suo riscatto nel bel paese. Per me, Calciatore anche cantante, infatti, ti stavo dicendo, è un po' tipo uno Svaldo dell'Est Europa, della però Scandinavia. Svaldo è rock, Vecchia va più sul reggaeton, E poi c'è quindi magari Tabanelli. Svaldo la prenderebbe con una mancanza di rispetto, sono Vabbè, generi però dai, diversi. Con la sono. Sì, infatti, breakdance. sono un musicista, un artista, ci vuole sempre. Diceva Giulia, avevamo il ballerino Tabanelli 2 anni Che fa. con la breakdance C'è facevamo. stato Osvaldo che ha vissuto un periodo rock nella sua carriera, aveva lasciato il calcio per dedicarsi alla musica e poi anche la possibilità di questo giocatore vecchio. Addirittura c'è scritto, se si cerca su Wikipedia, perché anche noi no, attingiamo da quello, proprio c'è scritto calciatore e cantante, ci sono Si è due. inciso due canzoni con un rapper svedese, quindi lui canta in italiano e il suo partner musicale in svedese, quindi è un elemento affermato. Ma praticamente non, a questo punto vorremmo pensare, visto che arriva in questa terra dove no, ci sono delle sonorità simili, che
chissà, magari in estate Lo incidiamo. vediamo già San Donato con i Sun Sound No, System. ma io me lo vedo più con i Bundabash a questo punto. Al posto No, io di. sono più tradizionalista. Vediamo, magari Vecchia avrà voglia di cimentarsi con i Bundabash quest'estate. Chissà, magari al posto di Alessandro Amoroso in un featuring da tormentone estivo. Però speriamo, parte di scherzi, che Vabbè, sì. poi naturalmente, Matteo, abbiamo parlato di Pisacane. Pisacane è una trattativa Esatto. che si sta portando avanti. Settimana scorsa abbiamo anche noi di Calciorecce interpellato il procuratore, ossia il Stefano Martone, che ci ha detto chiaramente che il Lecce è l'unica squadra che ha messo sul piatto un contratto biennale per il difensore campano di 34 anni, 35 a gennaio, un elemento di esperienza che sicuramente potrà far comodo alla retroguardia colabrodo del Lecce, che appunto ha bisogno di nuovi punti di riferimento. Pisacane è appunto sta valutando questa offerta, anche se negli ultimi giorni c'è stato qualche non definisco frenata, ma qualche dichiarazione che non lascia nulla di compiuto, perché appunto Giulini, presidente del Cagliari, della Gazzetta dello Sport, ha parlato appunto di un "io Pisacane gli voglio bene, potrebbe rimanere, non sono, non escludo niente". Pisacane, e poi molti hanno parlato di una sua presenza al Via del Mare che nessuno poi ha verificato, però Pisacane domenica era in campo con il Cagliari, ha giocato negli ultimi minuti di gara, prendendosi anche un cartellino giallo, ma facendo il suo compito come sempre. Parliamo di un calciatore che è dall'indiscusso valore tecnico, ma che anche si è distinto nella sua carriera per aver denunciato una combine. No, ma Quindi non è un calciatore, credo, se arriviamo a criticare Pisacane, un giocatore che ha quasi 200 presenze tra i professionisti, più di 200 presenze dai professionisti, una lunga esperienza in Serie A, se si vanno a leggere i commenti, i tifosi del Cagliari parlano di giocatore bandiera, di esempio, di giocatore Sì, straordinario, quindi. infatti anche lo stesso procuratore aveva parlato di un Pisacane che a malincuore si trova così, si trova a valutare l'offerta del Lecce, perché la sua intenzione principale era quella di chiudere la carriera nel Cagliari, però naturalmente si fa di necessità virtù. Poi l'ultima cosa da segnalare su questo aspetto è l'inserimento degli ultimi giorni della Regina, che però ha fatto solamente un sondaggio per vedere un po' la situazione attorno a Pisacane, che da questo sondaggio comunque si ripete il concetto principale, ossia il Lecce che è l'unica squadra che ha intavolato una trattativa, quindi ancora Lecce in vantaggio, però come si è detto e scritto dai vari fronti di questa trattativa, ancora nulla è ufficiale. Perfetto, allora Gabriele, grazie per essere stato con noi Grazie a e voi come sempre. brevemente un tuo commento sulla vicenda Liverani. Telegrafico. Allora, io perdonami la parentesi marchettara, sul calcio Lecce è possibile leggere il mio pensiero al riguardo. Vabbè, a parte gli scherzi, allora, gioire è da perdenti. Romanzare eccessivamente, ricordandoci solo il bello che c'è stato, è ingeneroso. Liverani ha deciso di continuare una sua crescita personale da solo, senza la piazza, senza la società, senza tutte le altre componenti che l'hanno reso grande. Ha fatto un azzardo, azzardo perso. Si vedrà come ripartire. Perfetto, perfetto. E allora, azzardo perso, Liverani conclude la sua esperienza a Parma, doveroso passaggio, no? Di quella che è stata un. Io la penso un po' diversamente, perché come ho letto anche sulla pagina Spacchi di Lecce Mia di Diego Rizzo, approvo la sua frase quando dice: saremmo tutti una tifoseria migliore quando ci accorgeremmo che in realtà il Lecce è solo un trampolino di lancio sia per calciatori che per allenatori. Questo sì, la cosa brutta è stata che da parte di Liverani il comportamento sia stato disonesto, cioè si è Ecco. venuto alle spalle. E questo è quello che io perlomeno denuncio da tifosa, prima ancora che da giornalista. E Non voglio dire che abbia avuto il ben servito, però è sicuramente dimostrazione che quando ti comporti in maniera disonesta, purtroppo poi non ti puoi lamentare delle maldicenze sui social, quello. almeno quelle fatte in maniera sana, come critica sana, ecco. Perfetto, grazie a Gabriele per anche questo punto di vista sul caso Liverani. Grazie Gabriele. Grazie a te, Matteo, ciao a voi. Allora, dovremmo invece avere già in collegamento puntata ricca di ospiti,
il coordinatore del settore giovanile del Lecce, Gennaro Del Vecchio. Buonasera. Buonasera, ciao Matteo. Allora, Buonasera. direttore, abbiamo parlato, vabbè, hai sentito di quello di cui abbiamo parlato fino in questo momento, ma con te vogliamo parlare. Non farmi domande, non farmi No, assolutamente. domande. Infatti stavo già voltando pagina su questo, assolutamente non mi permetterei, anche perché poi in quel settore giovanile c'è stato anche il figlio di Fabio Liverani, che è stato uno delle persone uno dei ragazzi che tu hai potuto osservare e gestire da vicino. Quindi assolutamente no, ma volevo parlare perché finalmente ritorna il calcio giovanile. Appuntamento alle ore 11 al Kickoff Center di Lecce, anzi Cavallino per essere precisi, per il ritorno in campo della formazione Primavera. Lo farà contro l'Entella. Insomma, con che ambizioni e con che voglia si riapproccia questi ragazzi al campionato? No, guarda, la voglia naturalmente aumenta giorno dopo giorno perché ormai, come tutti ben sappiamo, sono mesi che siamo fermi riguardo alle gare, ma i ragazzi comunque non hanno mai smesso di allenarsi, a parte il periodo diciamo, natalizio in cui abbiamo concesso quasi 10 giorni, mentre per tutto il resto, da agosto, da quando siamo partiti di ritiro fino ad oggi, i ragazzi poi si sono sempre allenati e quindi siamo veramente vogliosi di ricominciare perché penso che la gente che lavora con noi, parlo degli allenatori, tutto lo staff tecnico, gli fisioterapisti, dei medici che hanno fatto dei grandi sacrifici in tutto questo periodo, tutti quanti siamo veramente molto vogliosi di vedere questi ragazzi che secondo noi hanno avuto una crescita, ma per pesare o per misurare, ecco, più che pesare, per misurare questa crescita abbiamo bisogno di vederli in gare ufficiali. Il 17 mattina ci sarà questa partita con l'Entella e siamo tutti veramente molto vogliosi di osservare i nostri ragazzi all'opera, perché siamo sicuri che ci daranno anche delle belle soddisfazioni e vedremo poi che il lavoro che è stato fatto in questi mesi sicuramente ha avuto un senso. Ecco. Questo è sicuramente importante. C'è anche una novità perché cambia il campionato anche, cambia la formula e addio Sì. al mega playoff. Ricordiamolo per chi non lo Sì. sapesse, il Lecce in questo momento disputa il campionato di Primavera 2. La prima squadra del campionato va direttamente nel torneo di Primavera 1, promosso in forma diretta. Lo scorso anno la formula, e anche quest'anno ad inizio stagione, prevedeva che ci sarebbe stato un playoff simile a quello del campionato di Serie C, abbondante, vado a memoria, dal secondo al settimo posto, se non erro. Sì, più o meno sì, l'anno scorso era così. L'anno L'anno scorso era. scorso era sicuramente così, quest'anno invece torna il playoff, quello classico, quello ristretto, con soltanto quattro squadre che accederanno a questa seconda fase, e poi ci sarà semifinale A, semifinale B e finalissima tra le due squadre che si vinceranno le due semifinali. Una chiusura che alza l'asticella, però potrebbe magari avvicinare, qualora si dovesse centrare l'obiettivo playoff, la possibilità, perché accorcia quella che poi è la distanza, per un'eventuale promozione. Guarda, Matteo, noi sicuramente cercheremo di adeguarci a quello che è stato il cambiamento del programma, però obiettivamente la nostra mentalità è quella sicuramente di arrivare più in alto possibile in classifica, ma rispettando poi quello che è il progetto societario. Ecco, noi probabilmente giocheremo, abbiamo già giocato con una formazione molto giovane, quindi se riusciamo a non, tra virgolette, far giocare anche quelli con qualche anno in più. Speriamo che quei ragazzi possano poi andare in prima squadra. Noi tranquillamente giocheremo con ragazzi sotto età e quindi questo sicuramente se riusciremo a vincere anche con i ragazzi sotto età saremo ancora più contenti. È normale che questo regolamento oggi comporta un po' di, tra virgolette, di apprensione perché se si arriva secondi e se si arriva ad essere la migliore seconda dopo con due pareggi. Con un pareggio ti puoi trovare direttamente in finalissima, sei posizionato nel miglior modo possibile, quindi si può addirittura vincere anche il campionato. Insomma, Non ci sa sappiamo quanto siamo pronti per essere primi o secondi o terzi, ma la cosa che ci interessa e ci tengo a sottolinearla è che all'interno del nostro gruppo abbiamo dei ragazzi di 2003 e addirittura ragazzi di 2004 che noi siamo.
speriamo di poterli, ecco, farli giocare in primavera quest'anno. Poi, ripeto, se arriva anche il risultato, riusciamo a vincere il campionato, sarebbe veramente la ciliegina sulla torta. Questo assolutamente sì, una parentesi perché il nome lo ha fatto il presidente e allora se lo fa lui ci possiamo sbilanciare un po' tutti. In più di un'occasione ha parlato in maniera straordinaria, ha avuto parole al miele per lui, per Alexander Borbei. Ma è così forte come dice il press? Ma guarda, non so se tu stai bluffando, mi sembra strano che il presidente abbia detto un nome su tutti, assolutamente. Guarda, Borbei, ripeto, è uno di quei ragazzi che abbiamo preso dall'estero, che io reputo un ragazzo importante, ma ce ne sono veramente tanti altri, quindi dire Borbei, credimi, più che un altro, non penso sia una cosa giusta. Borbei, spero, sia uno di quei ragazzi che andrà in campo il 17 mattina, sperando che sia tutto bene, tutto a posto. Ma oltre a lui ci sono ragazzi che io reputo importanti come Borbei, ecco. Quindi Borbei è un giocatore importante, ma ce ne sono tanti altri e non sto qui a nominarli e spero che possiamo metterli in vetrina il prima possibile. Perfetto, perfetto. Direttore, invece per le altre under c'è ancora un po' da aspettare, vero? Purtroppo, guarda, ad oggi non abbiamo avuto ancora notizie che ci possono rassicurare al riguardo. Sono veramente dispiaciuto perché anche lì non vedere giocare poi la 17, la 16, la 15, dove si allenano veramente tanto questi ragazzi e non, senza sosta, non vederli giocare è un po' un sacrilegio ad oggi. Speriamo che nei prossimi giorni il settore tecnico giovanile ci dia qualche bella notizia, sperando che possano tornare a giocare anche le altre categorie. E siamo tornati in onda e mi dispiace doverlo dire. Io lo vedo già in preview, lo vedo, Giulia sta già ridendo. È tornato Diego Rizzo. È tornato Diego Rizzo. Grazie a Michele Marchitelli per avermi messo anche in onda. Bello, eh? Sovrabbonda il sorriso quando c'è lui. Bellissima quella parrucca. No, non è una parrucca, sono i capelli miei. Ah, Ah, e anche stirati. ma cos'è? Hai fatto il vaccino per il Covid e ti sono usciti i capelli così? Assolutamente sì. Ecco. Vabbè. Ha questi effetti può avere questi effetti collaterali? Meglio questi che altri, diciamo. Come va, Cioè, ragazzi? bene, bene, quindi se Bene. lo faccio anch'io potrebbe succedere anche a me? Assolutamente sì. Sarebbe fantastico. Diego, poi me la presti, comunque quell'acconciatura. Magari qualche volta quando torneremo allo stadio faremo qualche cosa insieme con te la fanno entrare allo stadio? Beh, spero di sì. Dici no? Spero di sì. Spero di sì. Non è un oggetto contundente, diciamo. No, però guarda, è abbastanza particolare. A proposito di cose particolari, chiedo alla regia di postare un'immagine che è girato particolarmente in questi giorni. Chiederei l'ultima che abbiamo trasmesso. Allora, queste sono le immagini di Spacchini Leccemia, sono queste qui le immagini che volevamo. Spiegaci Diego che cosa c'è, questo è Corini contro Calderoni. Come sta andando quest'anno la Spacchini Cup? Quest'anno, se possiamo dirlo, è un bagno di sangue. Praticamente è già uscito Falco e come si chiama? Lucioni agli ottavi subito così. E niente, quelli praticamente sono i quarti di finale della Spacchini Cup. La Spacchini Cup è una competizione che dura da 4 anni, praticamente questo è il quarto anno, e vede scontrarsi tutti i componenti, diciamo, dell'Unione Sportiva Lecce. Siamo arrivati ai quarti di finale, domani partiremo con i quarti di finale, che vedranno Coda contro Corvino, scusate, Gabriel contro Taxidis, Calderoni contro gli Mister Corini e una finale anticipata, diciamo, Mancosu contro Sticchi Damiani. Ci puoi dire, io il mio preferito è proprio in quel quarto di finale Mancosu Sticchi, onestamente. Sì, diciamo che è una finale anticipata, dai, quest'anno il tabellone è stato un pochettino maligno, è stato. È un po' come dire trovare ai quarti di finale Federer Nadal. Hai sbagliato a No. impostare le teste di serie. No, le teste di serie erano giuste. Purtroppo come si sono dislocate nei gironi ha fatto sì che venissero fuori questi accoppiamenti. Vabbè, vedremo, vedremo. Io faccio il tifo per Mancosu e sto lì a cliccare ogni volta che vedo il fotomontaggio e lo preferirò al press. Ma il criterio per i gironi qual è?
Allora, il criterio per il girone ho fatto quattro fasce con teste di serie, via dicendo, e i gironi li ha pescati mio figlio praticamente. Cioè, tu ci pensi, sotto quella parrucca c'è della scienza. Cioè, non sembra, ma sotto quella parrucca c'è della scienza, c'è del ragionamento. Senti, intanto chiedo alla regia di mandarci un'altra immagine, sta girando sui social, volevo commentare con te. C'è Liverani con la Sì, sciarpa questo mi è del... piaciuto C'è Liverani con la sciarpa del Parma che dice Faverio mi manchi. Vabbè, addirittura io avevo trovato un'altra simile che diceva Faverio mi manchi tantissimo. Ancora quello. peggio. Ora, secondo te quanto gli manca Faverio a lui? Ma anche Corrado Liguori, col quale Parecchio, gli manca tanto, vero? parecchio. Parecchio. Purtroppo a Parma non ha trovato un altro Saverio, diciamo, che lo sopportasse e lo supportasse nelle sue sconfitte, nelle sue idee. Pazienza, è andata così, che dobbiamo fare? Mai provare ancora per... Abbiamo commentato prima, lo ha detto Sì, Giulia. hai Pensa scritto un bel post, secondo me. tu. Sì, per una volta sei stato serio. Ci ho preso seriamente. Sì, perché Grazie. hai detto che dovremmo essere tutti una tifoseria migliore, che forse lo diventeremmo quando capiremmo che il Lecce è solo un trampolino di lancio, no? Sia per i calciatori che per allenatori, presidenti, eccetera. Sì, questo è verissimo. Però è vero anche che purtroppo c'è stata un po' di disonestà, no? Credo in Quello sì, Liverani. quello sì. Però purtroppo per un episodio non possiamo dimenticare Tutto quello che ha fatto, certo, tre anni in cui ci ha certo. fatto esultare e gioire ogni domenica, diciamo. Per un episodio gli si può pure perdonare alla fine. Alla fine è andato in Serie A, voglio dire, non è No, andato, no, no, ma non è scagliarsi rimasto in Serie B. assolutamente non serve. Abbiamo Purtroppo sul pensieri per web. allenatori che sono stati esonerati dopo 5-6 giornate o per chi non accetta. Parlo di Cosmi, no? Grande Sì. uomo, una splendida maglietta, però poi è retrocesso, eh? Sì, Disparità di trattamento un pochettino. Poi può essere, magari Cosmi è simpaticissimo, però Cosmi è retrocesso. Liverani non sarà simpatico forse come Serse Cosmi, però ha vinto due campionati. A parte questo, Diego, come stai vivendo senza stadio? Male, malissimo Matteo, malissimo. Cioè, i Non segni vedo sono questa l'ora. parrucca rosa, c'è altro? Cosa, scusami? I segni sono questa parrucca rosa dell'astinenza stadio? No, se vedi dietro la spalla praticamente mi frusto, ogni domenica io mi frusto dietro la spalla guardando la partita perché non ce la faccio a guardarla alla televisione. No, effettivamente, ma È più manca. forte di me. Praticamente stiamo aspettando tutti veramente il momento, anche perché insomma rivederti allo stadio sarebbe anche un piacere. Noi ci incontravamo fuori alla tribuna quando finiva la Vero. partita, era anche un bel momento quello per noi, perché ricordiamo Diego poi era tifoso di quelli che aspettava i giocatori insieme al suo gruppo, sia quando si vinceva che quando si perdeva, era anche un bel momento quello, anche per gli stessi giocatori che lo aspettavano e poi anche per le sue pagelle. Le pagelle a cui ora che oramai sono un appuntamento unico e ti aggiungo pure che ho saputo da alcuni calciatori che gli screen di quelle pagelle circolano Sì, sui anche gruppi tra i WhatsApp dei calciatori. Sì. calciatori. Mi fa Quindi, estremamente anche piacere. Mancoso ce lo disse quando lo intervistammo. infatti, Sì. ma cosa disse? Ha fatto io leggo le pagelle a cui ora. Cioè, tu pensa, no? Un tempo si leggevano le pagelle noi giornalisti che ci impegniamo e poi loro leggono le pagelle. Prima aspettavano le pagelle della Gazzetta dello Sport, adesso aspettano le pagelle a Cuglione. Pensa tu come si è ridotto il Dove siamo calcio. arrivati? Dove siamo Dove siamo arrivati? arrivati, veramente? Per dire Faverio ci manchi, Diego ci manchi, ovviamente allo stadio. Torneremo, Matteo, torneremo. Senti Diego, Per quest'anno purtroppo no, no, però ma spero dall'anno prossimo. secondo me in primavera riaprono le porte. Nel tuo caso le gabbie. Per Speriamo. quanto ti volevo chiedere, come lo vedi questo Lecce? Ma ti dirò, tra alti e bassi, diciamo che abbiamo una buona squadra da playoff, a mio modesto parere. Io non mi voglio buttare avanti per i primi due posti, perché da quanto visto, sempre tra alti e bassi, non siamo da primi due posti, secondo me. Ce la giocheremo ai playoff. Beh, e allora vuol dire che È bellissimo ci sarà più come... tempo per essere allo stadio, magari. A Ah sì, ha voglia. questo punto, volevo essere sì. Allora, Diego, io ti chiedo, anzi, ti consiglio
di rimanere collegato su Antenna Sud 85, così ricordiamo anche la nuova denominazione della nostra emittente da quest'anno, perché tra poco avremo il ospite Mirko Spedicato, il nutrizionista di Lecce. A me qualche consiglio me lo dovrà dare, magari anche tu. No, no, io no, io sto benissimo con i miei chili di troppo. Vabbè, anche perché Diego ci dobbiamo pure rivedere sui campi di calcio, ovviamente. Assolutamente sì, quello è un altro appuntamento che... Di cui proprio il mondo non può fare a meno. No, non possiamo farne O ti sei dato anche tu al padel? a meno. No, ancora no, sinceramente. Devi iscriverti. Però vorrei provarci, vorrei provarci. Va bene, ci sarà tempo anche per quello. Allora, Diego, ovviamente vi ricordiamo, Spacchi Lecce Mia, il gruppo più bello, più seguito da tutti, anche dai calciatori, ed è gestito da quest'uomo fantastico E con... altri due ragazzi, dai ricordiamolo. E altri due capelli ragazzi, assolutamente sì, ricordiamo anche il contributo del tuo braccio destro e del tuo braccio sinistro, però quell'acconciatura ce l'hai solo tu. Meno male, Meno male, sì. Grazie, direi. Diego! Ciao Diego. Grazie a voi, un bacione. E allora, adesso entriamo Quindi. invece, Lecce in questa settimana non si sta allenando, Sì, ci sarà la pausa. ci Io sono ogni volta mi dispiace soltanto, quando non c'è la partita del Lecce, sì, no, ma io ormai infatti, c'è sabato pomeriggio, non siamo a so che, domani pausa. pomeriggio non so che fare, È rischio di vero. andare a, di uscire e di andare a fare shopping, è una tragedia, e, a parte questo, no, non c'è questa, non ci sarà la partita, si stanno continuando ad allenare Zuta e Rodriguez, sul centro sportivo della Caia Golf Club. I due sono rimasti nel Salento per trovare la migliore condizione, soprattutto il calciatore spagnolo in queste settimane sta recuperando dall'infortunio che ha avuto durante la partita contro il Vicenza, dove però ha trovato anche la via del gol. Per quanto riguarda invece Zuta, aveva avuto un problema muscolare, lui è pronto per tornare anche in campo, quindi ci sarà l'opportunità per rivederlo sul terreno di gioco. Attenzione anche a quello che sta accadendo per quanto riguarda gli altri giocatori, e soprattutto per qualcuno che deve provare a trovare la migliore condizione possibile. C'è da capire, ovviamente, la situazione legata a Falco e Pettinari, difficilmente saranno protagonisti dei prossimi impegni del Lecce, quindi c'è da capire quello che potrà accadere le prossime settimane. Però intanto vedo il nutrizionista dell'Unione Sportiva Lecce, Mirko Spedicato, e da lui partiamo subito a bomba. Vogliamo chiedere: ma i ragazzi, dopo la partita, l'ultimo impegno contro il Monza, quando li ha consegnati, perché i giocatori del Lecce hanno vissuto Natale, hanno giocato, Capodanno hanno giocato, fino a 2 giorni prima della Il 4 Befana hanno hanno giocato. giocato, ma Il ora Pandoro quando un l'hanno mangiato. panettoncino, un Pandoro, gli è concesso nella dieta in questi giorni oppure a stecchetto anche adesso? Ma guarda, vabbè, intanto buonasera a tutti, ciao Matteo e a tutti i tifosi. Niente, i ragazzi sicuramente qualcosina avranno ceduto in qualcosina, però quello su cui non si deve cedere è quando settimanalmente loro vengono pesati e valutati, devono rientrare all'interno dei parametri. Quindi se hanno ceduto sicuramente sono stati bravi anche ad attuare i giusti compensi. Diciamo che loro il periodo natalizio non l'hanno vissuto, ma per loro è un'abitudine, come la maggior parte probabilmente di noi, no? In cui c'è una pausa, ci sono le ferie, no? Anche natalizie, e c'è l'occasione anche di maggiori incontri con i familiari, conditi da abbondanti cene. Per loro, diciamo, questo non c'è perché spesso sono in ritiro, spesso sono stati anche fuori, quindi diciamo non c'è questa ricorrenza, però assolutamente qualcosa sicuramente gli è concesso. Ecco, ci puoi dire qualche particolarità delle diete dei giocatori, qualche accortezza, qualche esigenza legata ai gusti? Anche perché il Lecce è una rosa ricca di giocatori che hanno anche abitudini diverse. Penso a Listowski che viene dalla Polonia, dove c'è un'alimentazione diversa, o a Zuta,
che ha vissuto gli ultimi anni in Svezia. Poi oppure c'è Taxidis, che è greco, quindi Taxidis è abituato sì, al vabbè, cibo cioè, mediterraneo. Avrà un'alimentazione magari un po' più ricca, un po' più saporita, ma c'è anche poi gente come Rodriguez che viene dalla Spagna. Quindi veramente. Ma Rodriguez, adesso che l'hai nominato, naturalmente mi accendi diverse lampadine, e naturalmente lampadine tutte differenti, perché parliamo di ragazzi, forse più quest'anno dell'anno scorso, dove c'è una grande eterogenicità della rosa. E Rodriguez, per esempio, viene dalla cultura spagnola, come alimentazione molto vicina alla nostra, però vi racconto un particolare: loro, per esempio, nel Real Madrid. Loro facevano colazione e pranzo sempre assieme, facevano delle misurazioni praticamente quotidiane, quasi, quasi maniacali, e quindi lui ha un'impostazione alimentare molto strutturata e professionale, sia dal punto di vista proprio dell'alimentazione, ma anche dell'utilizzo degli integratori, però diciamo dal punto di vista alimentare è molto simile alla nostra. Quello che è un po' differente, però si sta diciamo naturalizzando, è stato invece Zuta, che viene da una cultura completamente differente, dove utilizzavano riso, brodi, meno utilizzo della pasta, tantissima, tantissima carne, invece adesso si sta orientando molto sulla dieta mediterranea, è molto attento ed è molto curioso anche di dei nostri cibi e dei nostri sapori. In generale gli altri si uniformano un po' su una dieta mediterranea un po' calibrata, però con una serie di novità, per esempio l'utilizzo dell'avocado come primo piatto, spesso sia a pranzo sia a cena, oppure mixato a verdure, o l'utilizzo del salmone in maniera abbastanza ricorrente nel corso della settimana, dello yogurt greco, insomma tutti i prodotti diciamo un po' più ricchi di meno ricchi di carboidrati e con un po' più di grassi, in particolare nei giorni in cui gli allenamenti sono un po' più leggeri. Poi i ragazzi naturalmente vivono la convivialità all'interno della propria famiglia, visto anche il periodo, no? il Covid, e in quelle occasioni insomma lasciano spazio un po' alle tradizioni del loro posto e delle loro terre, insomma. Beh, quello sicuramente, insomma, c'è chi viene, penso a Bancoso, alla Sardegna, magari avrà colto l'opportunità per tornare alla sua terra e riassaporare i gusti e i sapori dell'isola, ma posso pensare anche a Meccariello che torna in Campania, insomma due struffoli a Meccariello non glieli vuoi dare da quel punto di vista? Sì, però sinceramente noi cataloghiamo, non entriamo proprio nel merito dei pasti liberi, no? Li cataloghiamo appunto come pasto libero, all'interno diciamo del quale loro naturalmente scelgono quello che è la loro pietanza, quindi sicuramente si diversificherà a seconda della latitudine. E poi quello su cui invece ci strutturiamo di più e su cui diciamo siamo più precisi, sono più preciso, è poi il pasto di compenso, di recupero, no? Magari nella giornata successiva, per diciamo un po' compensare quello che si è fatto, se si è fatto il giorno precedente. Ti posso chiedere, senza dire il peccatore, lo lascio, se vuoi lo puoi dire, però se non lo vuoi dire, la richiesta più particolare che ti è pervenuta della serie: Doc, mettimi questa cosa nell'alimentazione che io non ne posso fare a meno. Ma no, sinceramente, cioè, ci sono queste richieste, cioè, di diciamo rendere assoluto, esclusivo l'utilizzo di un alimento, però non su cose particolarmente scandalose, diciamo. Sulla pasta, la pasta è l'icona del carboidrato, dell'aumento di peso, dello sgarro, anche se viene mangiata in settimana quando ci si allena. Ormai questo è un modus pensandi della società, e invece non è così, e lo dico anche ai ragazzi, e loro quando mi dicono qualcuno, un paio anche tre,
mi hanno fatto questa richiesta sulla pasta, non mi togliere la pasta. E io ho detto, ma io non la tolgo la pasta perché la pasta serve, è utile, è importante, soprattutto quei giorni in cui dobbiamo spingere. E quindi diciamo è più un modello commerciale di pensiero che un modello reale di esigenza. Allora, va bene, allora questo è importante, è la stessa richiesta che potrei fare io, non mi togliere la pasta, ma la mia sarebbe una nel mio caso Vedi, alla fine sarebbe una sembra supplica che però. dobbiamo andare a ricercare chissà che cosa, invece quella è una cosa che nessuno vuole limitare, anche nel post-gara. Negli spogliatoi, ragazzi, quando rientrano, che scendono dai gradini del Via del Mare, dentro negli spogliatoi, loro hanno già una tavola all'interno dello spogliatoio, al centro dello spogliatoio della squadra, con insalate di pasta, insalate di riso, crostata, frutta e poi naturalmente l'integrazione personalizzata, ognuno al loro posto. Lo dovrei dire Quindi la anche. pasta c'è già al rientro degli spogliatoi, perché bisogna reintegrare la perdita delle scorte di glicogeno, no? La riduzione delle scorte di glicogeno subito con dei carboidrati ad alto indice glicemico, quindi la pasta si sposa bene, quindi loro si sentono anche, diciamo, no, giustificati in quell'occasione da poterlo fare liberamente. Se dovessimo tornare a giocare alle 12:30, dovreste stare. Allora, con la gara che finisce alle 2:30. Vorreste stare attenti al mio eventuale ingresso, ora che lo so, visto che c'è questa misura, anche perché so il ristorante, vabbè, lo sappiamo tutti, il cuoco è Rocco dell'Unione Sportiva Lecce, Sì, fuoco ufficiale. sappiamo perfettamente il suo ristorante rinomato a Lecce, sappiamo tutti quanto bene cucini e quindi sappiamo quanto bene mangino anche i giocatori. Mirko, posso chiederti un consiglio, se vuoi lasciarlo ai nostri telespettatori, per provare a ritornare in forma durante queste vacanze? E poi ci salutiamo. Allora, vabbè, un consiglio dal punto di vista alimentare è quello che sicuramente possiamo escludere per almeno una settimana tutte le bevande dolci e gli alcolici. E sicuramente non faremo sacrifici, visto l'abbondanza precedente, anche i dolci. Detto questo, un'alimentazione equilibrata, leggermente ipocalorica, privilegiando la frutta, ma soprattutto la verdura, che ha un livello calorico più basso, e le fonti proteiche magre come le carni bianche o il pesce azzurro. Dal punto di vista allenamento bisogna rientrare con gradualità. Se abbiamo vissuto un periodo di pausa durante le festività e di sedentarietà maggiore data dal Covid, no? Già il fatto di limitare le passeggiate o altro, siamo veramente ai minimi termini. Quindi riprendere l'attività fisica con gradualità, e nel momento in cui, solo in quel momento in cui si entra in forma, lì sì che possiamo spingere, ma non prima, per accelerare i tempi ed avere aspettative troppo alte, troppo veloci di raggiungimento della forma pre-festività. Grazie Perfetto, per questi input, grazie, io sono sono molto utilissimi. interessata. Giulia, tu non ne hai bisogno, Io non ho fatto anche niente, ho perché fatto se tira vento entrambi. devi metterti i sassi in tasca. Io invece, per fortuna, se tira vento rimango ben saldo per terra. Il consiglio mio, ovviamente, ti ringrazio Mirko di essere stato con noi. Il consiglio è di visitare il suo profilo Facebook. Ha pubblicato anche un libro, ovviamente, per chi vuole rimettersi in forma o ampliare la sua cultura dal punto di vista dell'educazione alimentare, quello di leggere la sua ultima scrittura, perché è veramente molto molto interessante. E poi, perché no, attraverso i profili social, contattatelo se volete avere dei consigli utili da un professionista che da anni è alla guida del Lecce. Insomma, i nostri giocatori no, sono sempre in splendida forma. La maglietta Grazie, grazie Matteo, Ve lo dico, la grazie. maglietta è anche particolarmente cattiva da questo punto di vista, è che la maglia Lecce è È molto aderente, bianca. molto slim. I nostri giocatori E sono. quindi non lascia spazio a Poi c'è interpretazione. quella bianca che è No, quella bianca, guarda, particolare. ragazzi, è una cosa incredibile. Infatti,
È una maglia veramente slim, molto stretta e quindi non lascia spazio veramente al minimo sgarro. E i nostri giocatori sono perfetti sia per merito loro, ovviamente, per la loro professionalità, ma anche per chi li segue ogni giorno sotto il punto di vista dell'alimentazione, come Mirko Spenicato. Grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie, grazie e un saluto a tutti i tifosi. Grazie a Mirko Ciao, Spenicato. Mara. Allora, Giulia, abbiamo preso anche qualche consiglio, abbiamo saputo che insomma i giocatori non ci togliere la pasta e Beh, era qualcuno. prevedibile qui da noi, dai. Beh, vabbè, sì, ma Una volta che assolutamente. arrivano a Lecce, gli vuoi togliere la cigarettria. No, ma assolutamente, ma poi io ora che ho saputo questa cosa qui del buffet a fine gara, sappiate che Matteo, scusa, potrei sparire all'improvviso e infilarmi nello spogliatoio, ma non per avere notizie, ma per provare a partecipare a quel buffet, a parte gli scherzi. Lecce che tornerà in campo, vediamo quello che è il prossimo turno. Lecce scenderà in campo sabato pomeriggio. Dove? Vediamo, Giulia. Sì, Chievo Entella, Vicenza Frosinone, Monza Cosenza, Pisa Brescia, Cittadella Ascoli, Regina Lecce, Pescara Cremonese, Empoli Salernitana, Spal Reggiana e Pordenone Venezia. Questo è praticamente il prossimo turno di campionato, penultima giornata del girone di andata. Poi ci sarà la sfida casalinga contro l'Empoli dell'ex Andrea Lavantia, ma di questo e tanto altro ne parleremo nella prossima puntata di Passione Giallorossa. Ci avvicineremo a quella che è la sfida contro i toscani, parleremo della gara contro gli Amaranto Calabresi, ma soprattutto approfondiremo anche quelli che sono i temi di mercato. Grazie Giulia. Grazie a te Matteo, ci vediamo la prossima settimana e vi ringraziamo e vi auguriamo ancora un buon 2021. Appuntamento a settimana prossima. Ciao!